Adesso viene il bello, lo abbiamo invocato, cercato, richiesto a gran voce. I campionati di Serie A1 di pallamano maschili e femminili giungono alla fase dei playoff scudetto, aperta tra il 28 aprile scorso e il 1 maggio, in un ponte festivo per tanti e che invece agli uomini e alle donne del movimento ha richiesto gli straordinari in gare ad altissima intensità. Questo e molto altro, fino a giungere alla Final 8 promozione della Serie A2 che ha premiato l'Oderzo con l'accesso alla massima serie in questa puntata speciale di Handball Mania, il magazine della pallamano italiana giunto al 32esimo appuntamento stagionale. Quello della Serie A1 maschile è stato il Tour de Force che ha maggiormente catalizzato l'attenzione degli appassionati, forza magnetica propria di Junior Fasano, Conversano, Bolzano e Pressano, le protagoniste di un tabellone delle semifinali inaugurato proprio nel giorno che l'Italia storicamente dedica ai lavoratori e che il campionato ha riservato al primo atto dei playoff. Pathos ai massimi livelli, perché accade di tutto e accade come da pronostico, ovvero nel modo meno intelligibile e più appassionante. I risultati: si inizia da Pressano, che vince 24-21 alla Palavis a spese della Junior Fasano nella diretta televisiva della settimana. Tre reti, complice l'errore di Leal dai 7 metri a tempo scaduto, sono lo scarto da cui si ripartirà sabato nella sfida di ritorno decisiva per scoprire chi approderà in finale scudetto. Tutto pronto per il fischio d'apertura, attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia bianca-azzurra la Junior Fasano, si difende in tenuta giallo-nera il Pressano, primo possesso della gara per la squadra ospite, per la squadra pugliese allenata da Francesco Accona. Ivan Senta che cerca Di Maggio con un passaggio un po' lento che costringe il giocatore del Pressano a ripartire da Alessandro Dallago, che poi con una invenzione batte Vito Fovio, conclusione in appoggio, Fovio sarà mosso sull'altro palo, nulla da fare per l'estremo difensore, tiene la difesa di Fasano, segnalazione di passivo, il pallone largo, attenzione alla conclusione forzata, difficile per Alessandro Dallago, palla che è terminata alta e allora cerca la velocità il Fasano. E Messina che si fa trovare appostato, si muove con ottimo timing, riceve il pallone tutto solo, poi non può sbagliare, rete. Rientra Alessandrini, c'è Dantino in campo, Senta intanto riceve indicazioni da parte di Branco Dormice, ma intanto con un po' di fortuna Simone Bolognani la mette dentro, ammonizione per De Santis, 18-32 sul cronometro e nuovamente Angiolini, Venturi a spazio per la conclusione, l'ultimo tocco è di Senta, poi la palla resta lì, il pallone in gioco, attenzione a Di Maggio, Di Maggio dalla linea, rete di Adriano Di Maggio, 10-7 il risultato e il Pressano cambia improvvisamente passo, attenzione a Di Maggio ma va in difficoltà Pressano che infatti perde il pallone, attenzione ora a Radovcic, è schiacciato il servizio per Pascal Dantino, contro parziale e anzi Nicolò Dantino va a realizzare il 10-10 al 25esimo minuto, quasi 26. De Santis, la sua finta, c'è la lettura ottima da parte di Di Maggio, Dallago in contropiede, rete di Alessandro Dallago, 12-11 a 1,5 dal termine del primo tempo. Sempre più 2 Pressano, 13-11, si alza il coro Pressano alla Palavis. Folgereiter, la palla per Senta che entra dritto come un treno e Fovio non può nulla, disattenzione della difesa della Junior Fasano, tutto facile per il terzino croato, 14-11. Dopo questo time out si riprende a giocare un quarto d'ora alla termine della sfida. La volante da Dantino ad Angiolini, gran soluzione, vincente soprattutto, 18-15, torna a segnare Fasano dopo questo time out. E in particolare possiamo dire da chi, da Maione, da Venturi. Dallago, Senta, spazio per il tiro, un missile di Ivan Senta che stavolta ha sorpreso proprio il muro e poi nulla da fare per Fovio, attenzione alla palla che sguscia via di mano in mano, la recupera ancora il Pressano, 20-16 e Pressano ha recuperato anche questo pallone, si riparte Maione, Angiolini va in elevazione Leal, conclusione vincente di Alves Leal, il tiro e palla sul palo, vince Pressano con il punteggio di 24-21, da qui, da queste tre reti si riparte sabato prossimo alla palestra Zezia di Fasano. Tre reti sono
importante per due squadre che giocano su un numero basso di possessi, ma Fasano è una squadra in grado, e la storia lo dimostra, basti pensare alla serie di semifinale con Carpi di qualche anno fa, in grado di ribaltare parziali ben più grandi. 24-21 risultato che per il momento premia il Bressano, 3 gol di svantaggio e un parziale secondo te irrecuperabile? Ah sì, assolutamente sì, quello non mi preoccupa più di tanto, perché ogni partita, ripeto, ha una storia a sé, qui bisogna partire da un primo tempo meno 3, poi sta a noi cercare di ribaltarlo. Certo, dobbiamo metterci qualcosa in più, perché oggi onestamente penso anche per problemi dovuti alla stanchezza delle scorse partite, però oggi non ce l'avamo. Ecco, qualcosa in più significa mettere anche Ricco Belli in campo sabato? Sì, credo e spero che ci sarà, perché lui è importante. Angiolini ha fatto una grande partita il sabato, ma è ovvio che non ci si può aspettare sempre tutto da un ragazzo di 19 anni, e ci sta la partita un po' in ombra, però sono convinto che sabato scenderemo in campo con un'altra testa. Cosa non ti è piaciuto oggi? Partita che è andata un po' a sprazzi, no? Soprattutto il Fasano è andato un po' a sprazzi. Sì, dire non mi è piaciuto, io ripeto, voglio credere, anzi sono certo che il problema sia stato solo un problema di stanchezza. Però certo, dire che abbiamo avuto un approccio positivo alla gara sarebbe una cosa sbagliatissima. Primi 6 minuti senza gol. Però ci vuole qualcosa in più. Credo sia una partita alla nostra portata, l'abbiamo dimostrato. Poi con il calore del pubblico amico, insomma, forse qualcosa in più questa squadra. Sì, il pubblico sicuramente, ma non penso che oggi sia stato un problema di calore, perché abbiamo sbagliato tanto, anche pur non giocando bene avevamo la possibilità di vincere, ma sicuramente di tenere un risultato ancora più basso. Abbiamo sbagliato rigori, contropiedi, di tutto, passaggi, niente, pensiamo alla partita di sabato. Sì, come hai detto te, abbiamo sbagliato approccio, non siamo riusciti a imporre il nostro ritmo, abbiamo fatto qualche errore di troppo al tiro sicuramente, anche tra rigori penso. In difesa niente da dire, perché 24 gol ci sta. Comunque era tutto aperto, sabato c'è il secondo tempo. Un protagonista, a mio avviso, di una eccellente prestazione, hai tenuto in piedi il Fasano nei momenti di difficoltà, hai trovato il tiro dalla distanza, hai difeso bene, ma tutto questo però non può bastare, bisogna essere più squadra nella gara di ritorno. Normalmente sì, tutti dobbiamo dare il 110% per riuscire a ribaltare il risultato. Ecco, cosa non dovrete rifare, ecco, quale errore dovrete evitare nella gara di sabato contro un Bressano che fa della continuità, della determinazione, della ferocia agonistica e dell'organizzazione di gioco, soprattutto in difesa, le sue caratteristiche peculiari? Sì, l'hai detto tu, dobbiamo essere più organizzati, più cinici, ridurre al minimo gli errori, stare concentrati e niente di più. Perché nulla è compromesso? No, assolutamente no. Bene, grazie Venturi. Spazio Rai al vincitore di giornata, è il primo tempo di questa semifinale scudetto, si va a riposo sul più 3 per il Bressano, è un parziale, un vantaggio che ti lascia sereno in vista della gara di ritorno, hai qualche rammarico? No, sereno no, proprio, ma neanche rammarico, certe cose abbiamo sbagliato un po', certi tiri oggi, ma guarda, abbiamo vinto di 3, ma lì dobbiamo andare a giocare la partita e non difendere il risultato proprio. Senti, è stato formidabile l'approccio del Bressano, di contraltare il Fasano, ha avuto un approccio molto molle e lì subito, dai primi minuti, si è capito che il Bressano era in giornata, era in partita e poteva realizzare l'impresa. Sì, veramente siamo entrati in campo proprio con tanta voglia, grinta, e lì è mancata un po' anche concentrazione di certe cose, forse troppa grinta, troppa voglia, ma alla fine grazie a questo è arrivato anche il risultato, così credo che dobbiamo andare lì e anche giocare proprio con questo approccio della partita di oggi. Ecco, non è stata però una grinta contagiosa, ad esempio Senta, un giocatore molto importante nell'economia di gioco
del Pesaro ha avuto invece un approccio non particolarmente brillante. A tutti i giocatori sono improntati, non sento anche altri, tutti quelli che sono entrati in panchina hanno dato quello che possono dare, qualcosa anche di più, veramente tipo Dantino che è entrato, ha fatto tante cose positive lì, movimenti, tutto questo. Dunque no, per me un giocatore non fa differenza, è la squadra che fa la differenza. Ecco, quale dovrà essere la squadra che affronterà sabato il calore, il pubblico e anche la voglia di riscatto del Fasano? Ma sicuramente Fasano è una squadra che gioca in casa con tanta voglia, grinta, e va bene, ma anche noi andiamo lì, è campo 20x40, 7 contro 7 si gioca e basta. E sicuramente abbiamo dimostrato quando abbiamo giocato lì a campionato che davanti a un pubblico così caloroso e bravo come Fasano abbiamo avuto voglia anche noi di giocare bene proprio. Bene, grazie, grazie. Branko Dumic, appuntamento a sabato per gara 2 di semifinale scudetto in compagnia di Gionco, tra i trascinatori di un Pressano mai domo, capace di ribattere colpo su colpo. Avete mantenuto una linearità di gioco per gli interi 60 minuti e questa continuità alla fine vi ha premiato. Sì, come hai detto te, abbiamo tenuto sempre il nostro ritmo, siamo partiti bene. Molto bene. Abbiamo cercato di imprimere il nostro ritmo veloce in attacco. Dopo Fasano ha alzato un po' la difesa e lì siamo entrati un po' in difficoltà. Però dopo abbiamo ricominciato a giocare il nostro gioco e siamo riusciti piano piano a conquistare gol dopo gol. Ecco, è un parziale, questo è il primo tempo, no? Perché in pratica si va al riposo sul più 3 per il Pressano. È un vantaggio che vi lascia sereni? È un vantaggio importante? O credi che veramente bisogna completamente cancellare questa partita, si riparte dallo 0-0? No, ci dà fiducia in noi stessi. Dopo sì, la gara 2 si parte da 0-0, perché un più 3, sai bene anche te che a pallamano lo puoi girare in 2 minuti. Però abbiamo la consapevolezza di andare giù e fare la nostra partita, quello sicuramente. D'altronde già insomma di recente lì a Fasano avete realizzato una grande impresa, una vittoria nettissima, ai danni di un Fasano che probabilmente era in una fase non particolarmente brillante. Il Fasano che avete affrontato oggi rispetto a quel Fasano? Beh, è cambiato sicuramente la mentalità, dopo era nel momento peggiore della stagione la partita che abbiamo affrontati. Però adesso sicuramente recupereranno Ricobelli e Rubino in casa e sarà secondo me un'altra partita e noi andremo giù e ce la giocheremo a faccia a faccia sicuramente. Ecco, come del resto avete già fatto in Puglia in occasione della storica finaletta. Ecco, è un Pressano che è già pago di quello che è stato fin qui il cammino, una Coppa Italia in bacheca, una semifinale raggiunta senza particolari patemi, una vittoria anche in gara 1. È un Pressano già pago o ancora avete fame? Ma no, sicuramente abbiamo fame, quello sicuramente. Dopo la Coppa Italia è arrivata inaspettatamente, perché forse ci hanno aiutato un po' anche i sorteggi e tutto, però ce la siamo conquistata sul campo. Adesso andiamo giù convinti di poter fare un bel risultato. E se al Palavis la sfida è equilibrata, al Palagesteiner lo è ancor di più, con Bolzano e Conversano che impattano sul 29-29. La stabilità è totale per tutta la sfida, 16-16 anche all'esito del primo tempo. Il pari finale lo segna Dedovic a 27 secondi dalla fine, dopo che Gaeta aveva momentaneamente permesso ai campioni d'Italia di mettere la testa avanti in una contesa caratterizzata dai rovesciamenti costanti. Dal 29-29 si ricomincia sabato al Fischio d'inizio alle ore 20:45 al Pala San Giacomo, con in più il racconto televisivo di Sport Italia su canale 60 del digitale terrestre. E finalmente entriamo nel vivo del campionato. Ecco, si parte, primo attacco, prima palla per il Conversano. Ed è il gol di Dedovic che sblocca la prima rete, la segna lui. 1-0 Conversano con il gol dai 7 metri di Dedovic. E qui c'è lo sfondamento di Giannocaro, abbastanza netto direi. Sfondamento in attacco, di solito li fischiano poco ma l'hanno visto subito gli arbitri. Anche qui adesso vediamo il Bolzano che cerca di accelerare ed è un gol dei suoi, di Felipe Gaeta, che impatta 1-1 al 3-26. Di anonimato, è finalmente tornato a giocarsi una semifinale scudetto. Attenzione, parata Stavellini, sbaglia il tiro. Volarevic, autore già di 4 parate se non sbaglio, vediamo da Piran,
E c'è il gol. E accorcia 3-4. Il Bolzano riesce a ridurre ulteriormente. Ancora Stabellini. E ancora un grandissimo gol di Stabellini. Ancora parata e ancora Pivetta. E c'è il gol di Pivetta. Parata, aveva parato bene Volarevic. Di Volarevic e la palla di Pivetta era riuscito. Attenzione a Sporcic. Gran gol. Grandissimo gol. E pareggia Mario Sporcic per il Bolzano. Perde palla. Perde palla malamente Dejantu. Vediamo Sperti con il pallonetto, vediamo. No, stavolta non fa il pallonetto, se lo aspettava Mate Volarevic. Era uscito molto Mate Volarevic, ma... Contropiede del Bolzano. Vediamo. E c'è il gol del pareggio. Impatta il pareggio. Moretti ancora verso Turković. C'è il passivo chiamato e gol di Mario Sporcic con un sottomano. E ancora una volta il talento di Mario Sporcic sopperisce all'assenza di gioco del Bolzano. Sperti. I balli per Sperti. Adesso contropiede del Bolzano, vediamo Mario Sporcic in profondità verso Sonnerer che pareggia. Pivetta. Passivo chiamato ad Edovic. I balli. Ed eccolo qua, questo è i balli che tutti conosciamo. Termina sulla faccia della traversa e il Bolzano si ripropone con Mario Sporcic che va via. Mario Sporcic segna. E adesso il Bolzano che si ripropone con Moretti. Moretti ancora verso Turković, Turković verso Gaeta. Gaeta ancora, Gaeta uno contro uno, gran gol di Gaeta. E il Bolzano ribalta il risultato, torna avanti 29-28, 2 minuti e 30 dal termine. E questo Gaeta è eccezionale. Adesso il Bolzano in Coppa Italia ha già visto, dimostrato di poter andare anche a vincere a Conversano. Vediamo Stabellini che tira e c'è la parata di Volarevic. Ancora i balli ancora. Verso Dedovic che entra e segna. E segna sopra la testa. E questo è un gol importantissimo. 20 secondi. Sporcic. Vediamo 5 secondi. Verso Gaeta. Perde palla. Il Bolzano un secondo. Ultimo secondo tiro. E finisce. Finisce qui. 29-29. La prima semifinale scudetto. Mario Sporcic 29-29, si è appena conclusa la prima semifinale. Avevate la palla anche per poter andare più due a un minuto dalla fine. Vi hanno raggiunto, partita sempre in equilibrio, che semifinale è stata? Una bella partita per pubblico, diciamo, tanti gol come sempre contro Conversano, non riusciamo a sistemare la difesa, subiamo sempre troppi gol contro di loro, oggi primo tempo abbiamo subito 16 gol, secondo tempo è andato un po' meglio in difesa però non tanto. Noi abbiamo imparato in questi 8 anni che le cose che si vincono, tutti i titoli non si vincono giocando bello. Per partite si vincono giocando qualche volta brutto per un traguardo, per portare un scudetto a casa. Noi oggi abbiamo giocato molto, una pallamano bella, però il risultato alla fine è pareggio, che per noi, diciamo, non è che va bene perché in casa dovevamo vincerla. Però andiamo giù, ce la mettiamo tutta e io penso che Bolzano è una squadra che può vincere da qualsiasi parte. A questo punto per il passaggio del turno sbilanciamoci 50-50? Cioè il Bolzano può andare lì, l'ha dimostrato anche Coppa Italia che voi tra adesso avete vinto anche lì. Sì, diciamo 49-51 perché loro giocano in casa, un piccolo vantaggio hanno loro, come che noi oggi avevamo vantaggio, questo 1% giocando in casa, però sono partite, anche se 99-1 c'è possibilità, c'è sempre, andiamo a Conversano per passare turno e andiamo a portare ancora un scudetto a casa. Riccardo Stabellini, 29-29, prima semifinale, una partita equilibrata, tirata, partiti meglio voi su 4-1, poi il Bolzano era riuscito a passare avanti a loro volta, secondo tempo parziale 3-0 per voi, poi alla fine il Bolzano ha avuto anche la palla per più due, un minuto dalla fine, ma voi l'avete riacciuffata con quel gol di Dedovic. Sì, è stata secondo me una bellissima partita, in Italia se ne vedono poche con questo ritmo, con tutte queste seconde fasi, con questo gioco veloce, secondo me è stata piacevole da vedere, piacevole da giocare, combattuta, fisica. Secondo me l'abbiamo un po' buttata via nel secondo tempo perché abbiamo sbagliato tanti tiri e secondo me abbiamo difeso male in transizione. Loro a difesa schierata hanno fatto davvero tanta fatica, ci hanno fatto veramente tantissimi gol in seconda fase
E lavoreremo su questo per la semifinale di ritorno, perché secondo me senza quel gol avremmo vinto. Discorso semifinale di ritorno, abbiamo fatto la stessa domanda a Mario Sporcic, è ancora tutto aperto, no? Beh, ma noi sapevamo che, insomma, giocare la prima in casa, la seconda in trasferta o il contrario sarebbe stato fondamentalmente uguale. Anzi, venire a Bolzano 2 giorni dopo aver giocato contro Fasano per il primo posto sicuramente non ci ha avvantaggiato. Ora noi prepariamo bene questa semifinale di ritorno, che è tutto apertissimo, e cercheremo di arrivare in finale. Ultima battuta, un applauso ai vostri tifosi che sono venuti qua da Conversano a vedere questa partita. Sono dei grandi davvero, sono spettacolari, ci hanno seguito anche a Bologna e sono venuti fin qua, ci hanno fatto una sorpresa davvero, anche in 4 con i tamburi tutta la partita a cantare, sono davvero appassionati e la pallamano avrebbe davvero tanto bisogno di persone così, secondo me. Ancora un tutto esaurito al Foro Italico in Roma, dove i campioni non smettono mai di darsi battaglia. Pietrangeli strappa applausi con la volley bloccata di dritto. Lever esegue perfetto serve in volley, ma il rovescio a due mani di Borg è uno spettacolo. Gabriela Sabatini si sposta sul dritto e comanda lo scambio. Muster si allunga, ma contro il top spin di Nadal non c'è speranza. Serena scaglia una botta da fondo, però Zverev resiste e colpisce lungo linea. Il re di Roma è lui! Gli anni passano, gli stili cambiano. Un torneo che è già leggenda, resta. Dal 7 al 20 maggio al Foro Italico, gli internazionali BNL d'Italia. Che storia! L'inverno sembra non finire mai. Sorridi, riaprono le iscrizioni ai centri estivi della FIT per l'estate 2018. Visita il sito www.fitcentriestivi.it e scrivici a centriestivi@federtennis.it oppure chiama il numero 06 8715 3570. Brallo, Serramazzoni, Castel di Sangro, Trabia, Bardonecchia e Paderno del Grappa ti aspettano per un'esperienza indimenticabile. Centri Estivi Fit. L'estate dentro di te. Salto in Serie 1 femminile ora, sarà IOMI Salerno in Deco Conversano come nella passata stagione, la finale che assegnerà lo scudetto 2018-2019. In casa la Pala Palumbo e il Pala San Giacomo, le due formazioni confermano i successi maturati all'andata e battono le avversarie di turno Cassano Magnago e Casalgrande Padana. Stesso finale per ambedue le sfide, 30-21 al fischio di chiusura. Le campionesse d'Italia di Salerno confermano e raddoppiano il più 9 maturato alla Pala Cheope in una serie già ampiamente instradata dopo il primo atto. Più incerta era invece la sfida tra Conversano e Cassano Magnago. Qui si ricominciava dal più 1 delle pugliesi al Palatacca. Tutto più chiaro alla Pala San Giacomo, dove Barani e compagni vanno a riposo con un rassicurante 14-7 e nella ripresa si limitano a controllare l'andamento della sfida. E in finale? Beh, sarà la terza volta di Salerno e Conversano in campo per lo scudetto e sarà una serie che si aprirà subito il prossimo 6 maggio alle 20.30 in diretta TV su Sport Italia. Sarà una serie intensa e tanto, perché composta da gara 2 del prossimo 10 maggio ed eventuale gara 3 del successivo 13 maggio, tutte dunque ravvicinatissime. Ora Serie A2 per la chiusura della nostra sintesi settimanale dedicata alla pallamano. E Serie A2 significa stavolta inevitabilmente Oderzo. E la società veneta a conquistare la promozione nella massima serie per la prossima stagione e ad alzare al cielo la prima edizione della Coppa Italia di Serie A2. Dopo 3 giorni di gare, dal 29 aprile al 1 maggio scorso, in cui a Borgo San Lorenzo si sono sfidate le migliori 8 formazioni della serie cadetta, non sono bastati 60 minuti di partita per decretare un vincitore e solo dopo i tempi supplementari a spuntarla è proprio la formazione opitergina, capace di superare in finale un ottimo Crenna dopo aver battuto ai quarti Putignano 24-22 e in semifinale il Rapid Nonantola 27-22. È una soddisfazione immensa, fra l'altro non preventivata all'inizio dell'anno. Noi volevamo far bene, volevamo vincere il nostro campionato di Serie A2, ma da vincere il campionato di Serie A2 a vincere le Final Eight ce ne passava. Noi siamo venuti con lo spirito che contraddistingue la nostra squadra, giocare per vincere sempre,
e abbiamo vinto, e abbiamo vinto. Credo che la scuola pallamano d'Oderzo stia facendo qualcosa di buono nel panorama italiano. L'anno scorso abbiamo raggiunto la 1 con le ragazze, quest'anno l'abbiamo raggiunta con i ragazzi. Abbiamo ben figurato nel campionato di A1 femminile, arrivando al quinto posto a un punto dai playoff, pertanto è stato anche quello un risultato straordinario, e contemporaneamente abbiamo lavorato con questi splendidi ragazzi per portare a termine un campionato che è stato strepitoso. Siamo alle conclusioni per questa 32esima puntata di Handball Mania, e tutto non resta che riepilogare gli appuntamenti televisivi con la pallamano in settimana, e sarà un weekend niente male, perché sabato sera alle 20.45 c'è da seguire una super gara 2 di semifinale tra Bolzano e Conversano, domenica alle 20.30 ancora dal Pala San Giacomo, occhi puntati invece su Conversano e Salerno, le protagoniste di gara 1 di finale scudetto femminile, naturalmente in diretta qui su Sport Italia, impossibile mancare. E allora buona pallamano a tutti, alla prossima. Próxima.